parlare di un caso molto particolare. Insomma, ha fatto molto scalpore, molte polemiche, non solo a Roma, ma in tutta Italia, questa notizia. Una professoressa, solo dopo alcune settimane, esattamente mi sembra 32 ore di attività nella scuola che l'aveva chiamata, una scuola parificata, si chiama Kennedy, molto famosa a Roma, è stata mandata a casa. Qual è il motivo? Secondo alcuni sta nell'identità di questa persona, essendo lei una transessuale. Adinolfi? Tanto la verità dei fatti, la preside sapeva e non voleva assumerla. La proprietaria della scuola ha premuto affinché venisse assunta. Le cose sono andate così. Ah, però. È giusto. Perché la preside è donna di scuola e sa che a scuola ci sono i genitori, ci sono le pressioni, delle valutazioni. Io voglio dirlo da genitore, io ho tre figlie da 23 anni a scendere. Io non sono contento se mi viene detto che la professoressa centrale della formazione di mio figlio o mia figlia a 15-16 anni è una con zero esperienza di insegnamento, che arriva là appena laureata, dunque non idonea all'insegnamento secondo i concorsi pubblici che vengono fatti in Italia. Non idonea. Se fa un concorso, non ha fatto alcun concorso. Perché per essere idonei all'insegnamento bisogna fare il concorso. Questa cosa non è accaduta. E io da genitore di una scuola paritaria, cioè dove io pago per essere chiari, voglio garanzie. Risposta in più, dopo una settimana adesso andate in malattia, voi capite che forse qualche ragione ce l'ha persino la scuola. Pensate un po'. Che ma cosa prendo strana, atto del discorso di Adinolfi, ma c'è una cosa da precisare. Più della metà del corpo docente però in quella scuola... Cose non precisavamo all'inizio, No, assolutamente, sono sempre stata limpida dal primo momento. Invece no, non mi è sembrato, ho detto la scuola non sapeva. Sono sue lezioni queste. Mi sembra che lei sta cercando di fare un gioco di tre carte. Ma non prendo una cosa per assolutamente no, la scuola sapeva nel momento in cui mi ha assunta. Vincitrice di concorso. Lei non ha titolo a insegnare. Però se deve parlare di noi, lei è stata assunta per la pressione del proprietario un attimo. Se volete la verità, posso ascoltare. Raccontiamo una discriminazione che non c'è. Ho capito, Adinolfi, però posso sentire la risposta. Ho dato dei e fatti, voglio una chiarezza. Io le ho fatto una domanda, in effetti, prima. Le ho chiesto se la scuola sapeva della sua risposta. E lei mi ha detto no. La prima risposta è stata no, lei mi ha detto che fosse transessuale, ha detto chiaramente no, però la scuola l'ha saputo ricercando. L'ha dedotto, ha detto lei, però all'inizio mi ha detto no, va bene, comunque per carità. Che non deve dichiararlo, grazie alla legge 164 dell'82, ma ci mancherebbe altro. Scusate, vogliamo mettere un elemento in più? Siamo andati a parlare con la preside e altri collaboratori, così abbiamo il clima, dopodiché parliamo. Ascoltiamo, proprietaria. Allora, la proprietaria la voleva. Ma io non la conoscevo prima. La proprietaria la voleva. E soprattutto io non sono qui. E la preside ha subito detto però vorrei parlare. Cosa. Allora, perché sapeva il curriculum, quindi attenzione, vorrei dire una cosa. Dica una cosa. Sono d'accordo con Adinolfi quando dice chiaramente non è abilitata. È vero, qui nessuno ha la pretesa di dire che io sia un insegnante perfetto. Oh, no, non sei un insegnante. Ma quantomeno quello che dico io, per valutare se io sia una docente adatta o meno, si fanno i concorsi. Mi venga dato il tempo per dimostrarlo. Ma come milioni di persone, in non quella esistono scuola, scorciatoie al per Kennedy, farsi pubblicità. Adinolfi, mi faccia parlare però. Milioni di ragazzi che studiano sta dicendo docenti, le stesse cose. E fanno anni di precariato e Adinolfi. Si trovano scavalcati perché c'è la possibilità di andare in televisione. Oggi magari si arrabbiano un po'. No, assolutamente no. Allora, in quella scuola più della metà del corpo docente non è abilitato, in primis. Ferma, eccoci c'è qua. La pubblicità, okay. Io devo andare in pubblicità. Dopo la pubblicità, però, Adinolfi, dobbiamo, al di là di tutte le questioni, dire, è stata discriminazione o no? Perché questa è una domanda che vorrei, a cui vorrei una risposta. Dopo la pubblicità. È che le scuole private e le paritarie possono decidere di assumere docenti benissimo, anche senza abilitazione. Ma io genitore posso pensare che se
Lei è stata presa dalla strada senza nessuna esperienza di insegnamento. Dalla strada è un brutto riferimento. Dalla strada non è una cosa bella da dire, Arnolfi. Io credo che su, che vergogna! Ma che vergogna! Tu sei discriminatore su questo, dalla strada. Ma possa essere valutata da un genitore. E il genitore ha tutto il diritto di protestare presso la proprietà e presso la preside, la quale preside, intelligentemente, essendo donna di scuola, aveva capito benissimo dove andava a finire questa storia. Però non può licenziare, non può licenziare se questo va contro la legge. Non può licenziare se questo va contro la legge. Che semplicemente non è mai esistita. Perché questo non è un paese omofobo, però, ma è un tranne paese, Adinolfi, non è omofobo. Tranne Adinolfi non è omofobo. Assolutamente, un paese, questo non è un paese omofobo e c'è il diritto dei genitori però sì. di chiedere un'educazione per i propri figli nella fase dell'adolescenza. Sono d'accordo. In cui senza che questo abbia niente a che fare con la scuola con lo sapeva, perché mi ha assunto allora? Se Massimo, oggi tu mi proponevi Rocco Siffredi, professore di italiano alla scuola, io ti dicevo che era inadeguato alla stessa c'entra? Maniera. Non è un paragone intelligente, però, scusa, non è un paragone intelligente. Lei è... non ha a che fare però, con Adinolfi, Adinolfi, lei fa la professoressa, si è laureata, tieni voti in letteratura italiana. Sto oltre, molto scorretto. Sto andando oltre il piano. Due volte ipocrita. È il ragionamento del tipico italiano medio, veramente. Io pongo anche la questione della trans. Ah, ecco. Lo pongo, io lo pongo. Tu non è avvenuto lì. Ma tu pensi che qualcuno in quella scuola... Io no, io in quella scuola penso che semplicemente dei genitori, come accade ovunque, come è normale che accada... Ma non è una motivazione per licenziarla. ...problematica, senza esperienza, possa andare a protestare per questa problematica scelta. Problematica perché? È ragionevole. Problematica perché? Perché l'esperienza... C'è una legge dello Stato che... No! C'è una legge dello Stato che... No, ma vi sembra problematica? C'è una legge dello Stato che prevede che questa donna sia donna a tutti gli effetti come tutte le altre donne italiane. È chiaro questo? È chiaro questo? L'insegnante deve essere abilitato. Non nelle paritarie. Non nelle sapete di che è parlato. Non nelle paritarie. Su Google 5 non minuti nelle fa. Non sapete non di nelle che è parlato. Adinolfi non conosce di quello che parla. Non nelle paritarie. Perché non avevate neanche idea di che stava parlando. Non nelle paritarie. Voi ragazzi, sempre andate alle scuole pubbliche. Adinolfi. Ma esisterà una discriminazione anche di quel papà. Ho capito. Adinolfi. Perché si devono sentire discriminati? Però scusi, Adinolfi, quando vale invece una bugiarda, perché no, perché è bugiarda? Meglio bugiarda che omofobo, però, se avesse un mezzo documento che dimostra che il problema è che il licenziamento e la transessualità ci avrebbe fatto i quadri per tutta Roma. Ma le pare che mezzo un motivo così... mezza frase, mezza parola e mezza intenzione. Un attimo, gli omofobi non fanno documenti. Un attimo, gli omofobi non fanno documenti e si nascondono dietro di vuole, te. Un attimo, no, guarda. Vuole, molti si possiamo rispondere? Hanno il coraggio di dire la loro opinione. Allora, una, e non meritano di essere Adinolfi, discriminati. Cioè che devono, se dicono che questa insegnante non cioè andava che devono bene. Aver raccontato una vita falsa ai figli. Una vita falsa ai figli. Non sono omofobi e non è il Ku Klux Klan. Hanno diritto a un'opinione difforme dalla tua. Hanno diritto a non studiare Virginia Woolf e un romanzo Orlando, che è un romanzo di cambiamento di sesso attraverso i secoli. Non si può studiare Virginia Woolf senza sapere Orlando e che si cambia sesso otto volte nei secoli. Ma che vuoi far sapere che sai chi è Virginia Woolf? Tu lo sai, tu sai che senza queste cose non ci si può istruire. Scusate, posso far rispondere però la protagonista? Se non dice bugie. Le bugie. La bugia qual è secondo te? È che dice che lei è stata... È falsa lei... la licenziamento per discriminazione. Ma non glielo... Serve ma avere lo studio arcobaleno. Gliel'avete fatto, brava, si è fatta pubblicità, ma la verità è che questo non è un paese fatto da papà e mamme omofobi che mandano i loro genitori a scuola. Sentiamo i ragazzi. Siamo andati ad ascoltarli. La nostra Francesca Ronchin ha parlato con alcuni di loro. Sentiamo, possiamo sentirli. Vai, fammi sentire. Infatti poi quando sono tornata lunedì sono stata licenziata. Ma può essere che la valutazione della proprietaria, che era anche benevola, più la preside, più i genitori, dopo che
appena 9 giorni di scuola erano stati svolti, si trovano con l'assenza della docente, che peraltro non è docente, peraltro non è abilitata all'insegnamento. Ma è una colpa a Malazzi? Allora, io ero in classe, assolutamente in diritto, dice, da contratto di poter prendere. Ora, il, col, non il non è un maschio, era un mettere maschio. Mettere insieme tutto questo. Era un maschio, Adinolfi, non è un maschio. Lei sta dicendo veramente questo. Una marea di inesattezze. Mettere insieme lei è tutto inesatto. Questo può... legittimamente provocare da parte di non può di legittimamente scuola, se va contro la legge e il contratto. Io sono stata licenziata la senza alcuna da parte motivazione di scuola, legittima nel servizio. Viene raccontato che la preside prendeva da parte, credo correttamente ma una preside deve interfacciarsi col docente, non con i ragazzi, chiedendo questa nuova docente, questi nuovi docenti come vanno. È ovvio che lo si fa, tutti hanno detto che sono andata bene dopo nove giorni è andata in malattia, e come in ogni posto di lavoro, se una ne è assunta dopo 9 giorni si mette in malattia e poi allora, dice pure al telefono allora, oggi è il mio giorno libero, allora, forse qualcuno no. si storce. Io, non vi è mai capitato nel mondo del lavoro per fare lavori diversi, ma per fare altri lavori assolutamente non ci si può ammalare, una spiegazione perché niente non ci male. Si può ammalare, non Alessandro, devi difendere il partito preso, no, puoi capire io che devo difendere le persone discriminate o per questa ragione o perché si ammalano. E quale sarebbe la ragione, non è qual è, siamo qual è una motivo? Volta qual dentro Marche Caltagirone raccontiamo quello che non è. Qual è il motivo secondo te? Dillo chiaramente. L'inadeguatezza della signora. Dopo 9 giorni. Dopo 9 giorni. Certo, perché se dopo 9 giorni ti metti in malattia e ti chiamo, ti dico vieni a recuperare le ore. Tu ma dici, no, sta ancora è il giorno libero. Io ti dico allora ti mando i pretori del lavoro che ti spiegheranno che dopo 9 giorni questa cosa è intollerabile. Se lei vince dalla gara, dopo 9 giorni. Che causa intelligentemente la signora non la farà. Io la sto facendo la causa. Gerubio, io sono seguita ma da tre avvocati. Un attimo, non si arriva a nulla a casa. Lei sta facendo la causa? Sì, facendo, Gerubio. Io sono seguita. Perché fa la causa? Perché il contratto, al di là di qualsiasi discriminazione che io non ho fatto avanti, io non ho puntato il dito contro nessuno. Oh, non c'è la discriminazione secondo lei? Guarda assolutamente. Qua. No, guarda no, no. Allora, Adinolfi, Giletti, non esiste la discriminazione. Lo leghiamo sta arcobaleno che c'entra niente. Ti dà fastidio, leghiamo. Ti dà fastidio l'arcobaleno, Spero ti dà fastidio. Allora, ti dà fastidio. Il racconto di un'Italia omofoba non esiste. È terribile, lei è terribile. È un racconto falso. C'è un solo omofobo. È una recita. Adinolfi, un solo omofobo in Italia, Adinolfi. Io spero che i suoi figli siano migliori di lei, perché altrimenti quest'Italia veramente andrà a rotoli, e spero... che avendo genitori che lei non avrà figli, questa è la cosa che ma vergogna, però è la quarta cosa orrenda che dice allora, signori, ma vi rendete conto che dice? Io spero di avere degli studenti allora Adinolfi, però lei ha detto prima che viene presa dal marciapiede ed è una cosa che in questo caso in mezzo alla strada, in mezzo alla strada, ha detto preso dalla strada, dalla strada, insomma, è una si è laureata, ho capito, si è laureata, ha preso 110 oggi, sta prendendo per il culo, ragazzi, ancora non abbiamo capito questa cosa, ci siamo tutti fatti prendere bene per il culo, adesso va bene. Io se volete vuole replicare gentilmente? Neanche la causa per discriminazione. Io direi che Adinolfi si commenta da solo e l'abbiamo davanti a tutti qua. Ma lei si è valutata da sola, possa abbassare. Lei si è valutata da sola, perché questa performance, questa performance le finisce dritta nel fascicolo della causa che non farà Massimo, della causa io che credo che Adinolfi qui sia fuori luogo. Ha ottenuto pubblicità. Sia un individuo fuori luogo, perché dall'inizio della puntata che sta dicendo una marea di cose. Lei pensa che il fatto che abbia raccontato i ragazzi in aziende dove... alcune persone durano 2 giorni, 3 giorni in aziende, quindi indipendentemente dalla sessualità. Indipendentemente dalla sessualità. Ma la transessualità è ancora un tabù? Non è sicuramente... ha dimostrato di sì. Ma per niente. Come no? Evidente, non è che... l'avete sentito tutti. Ragazzi, il problema non è che è un tabù, il problema è che ormai è imperante. Sì, è una questione su cui non si può dire io ho una valutazione da fare, Giovanna ha, dice di avere i documenti da Giovanna, ma è fisicamente un maschio,
Non ha fatto l'operazione. Allora, attenzione. Non ha fatto l'operazione. Massimo, quando fa, va nella sua ignoranza, non sa che c'è una sentenza del Tribunale di Roma che dice che non è necessario fare l'operazione chirurgica. Il Tribunale lo ha deciso, quindi chi se ne frega di quello che affermi te. C'è una sentenza del Tribunale che dice che non c'è bisogno di operarsi. Se uno si sente donna come lei, non c'è bisogno di operarsi. Voglio sapere se è ancora legittimo in questo paese. No, però adesso scusa, che tu mi dica, esista un diritto, al di là di tutto, affermare, che tu mi dica determinate cose guardandola, io l'ho detto prima, io se la incontrassi non ci penserei. Ogni poi per carità va bene tutto, allora devi vedere le cose, dai. È composta da cellule maschili, ma che non sono modificabili. Oltre giurista è anche un biologo, ma quante cos'è Adinolfi? Stupidaggine scientifica, sappiamo però stupidaggine legale, stupidaggine scientifica, stupidaggine legale. Non potrà mai diventare stupidaggine scientifica, stupidaggine legale. Io spero che i figli di Adinolfi non si trovino ad affrontare una situazione del genere da grandi. Quindi esiste un'ideologia gender. Esiste un'ideologia gender. Esiste un'ideologia gender. Servono era quella ad alimentare che, era quella che condannava queste persone alla disperazione, alla marginalità. A causa aspetta, di sbagli non pensavano così. Non uno sull'altro. È l'ideologia che porta alla disperazione. L'ideologia perché portava loro a essere dei reietti della società. È lì che finalmente ti voi non comandate più e sono liberi. Giletti. Uno non su uno sull'altro, vi prego, perché sennò io a casa... Io questa ideologia voglio la assolutamente contestare. Bene, la combatte, però allora, l'ideologia all'attenzione benissimo. Obbligatoria di tutti. Poi la si può pensare come tutti in questo studio, ma voglio il diritto di pensarla senza e legge. Giletti, di una cosa vorrei dire. Senza e legge contro vorrei di noi. Dire solamente una cosa. Io da italiana non mi vergogno di essere transessuale, mi vergogno di essere rappresentata da politici alla stregua di Adinolfi. Ma che c'entra? Deve essere lo slogan. Federico, è lo sloganino dello no, lasciamolo fammi ascoltare. Scena che mai è diventato Adinolfi, lei è uno scempio, Siete una regola ormai comica di un cliché. Un attimo. Raccontate sempre lo stesso. Meglio che vittime quando comandavate voi. Meglio che vittime quando comandavate voi. Io spero che i figli di Adinolfi siano minimo più sensibili. Alidaglie con i figli di Adinolfi. Federico, un attimo, Federico. Su quello che dice Adinolfi sono molto tranquillo, anche perché forse è uno dei pochissimi in Italia che la pensa così. Poi il Partito delle Famiglie è solo 220.000 persone. Niente. No, proprio nessuno. Quindi volevo tranquillizzare anche 10 volte transessuali. Quindi non sarà lui di certo che è uno dei nostri politici che si vuole. Vedi che li considera controparte. Però mi sorprende che sia stato invitato appunto uno che ha zero vite. È una battaglia personale. Nelle pensate scuole, come stiamo messi. È un problema politico. Le voglio far vedere il momento. Però mi scusi, Adinolfi, siccome penso che il rispetto vada per tutti. Vedere queste immagini. La cosa che impressiona di queste immagini e di queste storie è che ormai sono raccontate sempre solo con la tinta pastello. Non c'è la contraddizione, non c'è l'elemento. Adesso è un violento cliché da imporre. È bene così. Assolutamente no. È bene. Questo è bene. Allora, io dico, la libertà ai è bene, la libertà di tutti è bene, in qualunque campo, tu non sei per la libertà di tutti. Questo diventa ideologia, e questa è la verità. Questo diventa ideologia, come è evidente. L'ideologia è contagiosa. Una cosa così. Che è evidente è il pensiero scientifico di Adinolfi. Gli applausi scattano in questa maniera. Oh, mio Dio. Questo elemento è un cliché violento. È un cliché e mi dispiace che non l'unico se ne accorgano il suo pensiero, quelli che Adinolfi. Protestavano contro l'unico pensiero una volta. Oggi vengono tolti i figli a genitori tacciandoli di omofobia. Il caso Bibbiano è il caso Perdonami. Di bambini tolti ai genitori eterosessuali dalle coppie lesbiche e l'accusa era di omofobia. Cioè, è una follia che si arriva nell'ultimo servizio. C'è una logica folle. Un attimo, conseguenze ideologiche drammatiche. Possiamo ascoltare Federico? Volevo chiedere Federico. Federico, no.
quanto è bello tagliarsi una cosa sola. Beh, tagliarsi, è in campagna elettorale per Emilia Romagna, ma non mi ci infilo. Allora non c'entra nulla questa. Sappiate che quando comandavano sono opinioni per favore. Va bene, un attimo in silenzio, ascoltiamo esistono dei fatti. Quando comandavano quelli come lui, i transessuali erano costretti a fare le prostitute. Da quando siamo diventati civili con la legge 164 possono fare qualunque tipo di mestiere nel rispetto di tutti. Sai che l'80% fa la prostituzione? Un attimo, grazie a te che continui a dire queste cose. Ogni anno 60 persone, grazie a questa legge civile, cambia sesso perché non sta bene nel suo corpo. Siate vicini a loro e fategli fare i mestieri di tutti. Grazie. Ma non è vero, un attimo, obbligatoriamente. Voglio chiedervi una cosa. Un attimo. Si può contrastare. Questa esperienza a proposito, ecco, vi chiedo una cortesia, siccome io devo introdurre due altri ospiti, dovete placare le vostre situazioni. Abbiamo chiuso questa pagina.